Fuochi d'artificio allo Sbardella nella sfida tra il Giardinetti e il Real Valmontone. La prima occasione è ad appannaggio dei padroni di casa col filtrante di Apolloni per Palombi che scarica per Bongars. Il 10 prova col destro, ma Stefano Moroni devia in angolo. Rispondono gli ospiti con rapido scambio tra Colaiori e Romagnoli, deciso poi a servire Melis che controlla e si coordina per il destro, che termina ben oltre la traversa. Alla mezz'ora il Giardinetti si rende pericoloso con la punizione di Rosati per Feliciello e il suo traversone per Carboni, che sbaglia i tempi. Il gol però è nell'aria e poco dopo Bongars indirizza la sfera da Apolloni che conclude sulla respinta Palombi da due passi in sacca. 1-0 col Giardinetti su di giri che sfiora il raddoppio col bonide di Rosati, deviato da Manita che colpisce la traversa. Pochi istanti dopo attimi di tensione in panchina con Duca allontanato dall'arbitro. Poi si torna a giocare e al 36esimo Menotti crossa alla perfezione per Bongars. Il 10 controlla prima dello scavetto che oltrepassa la traversa. Il Real Valmontone risponde con lo scarico di Colaiori per Morotti. Ricevuta la sfera, l'11 s'accentra prima del suo destro, che termina fuori. I padroni di casa continuano a pressare col traversone di Palombi per Feliciello, intercettato da Fontana con Sissé che la spazza via. A fine tempo, lo stesso Palombi dalla bandierina prova a metterla in mezzo. Sulla sfera s'avventa Menotti, che con un colpo di biliardo firma il 2-0. Nella ripresa il Giardinetti riparte alla carica con Bongars che subisce il contatto in aria da Sissé. L'arbitro assegna il rigore ai padroni di casa che Palombi trasforma con freddezza. Doppietta per lui e 3-0 Giardinetti. Gli ospiti tentano la reazione con l'apertura di Giuffrida per Colaiori. L'8 sulla fascia lascia partire un cross per Morotti ma Pascoletti lo anticipa deviando in angolo. Poco dopo rispondono i padroni di casa con Turcarelli che davanti al portiere sfiora di poco il palo. Continua il botta e risposta col filtrante di Fontana per Alessio Moroni che entra indisturbato in aria e col mancino accorcia le distanze. 3-1. Gli ospiti si fanno avanti con il numero di Colaiori prima del suo tiro cross che termina ben oltre la traversa. Al 68esimo lo stesso Colaiori serve alla perfezione Morotti che però decide di non tirare subito. Dopo averla controllata l'11 s'accentra prima di scagliare il suo destro in rete. Sul 3-2 il Giardinetti risponde col traversone di Cipollone per Bongars, che di testa firma la rete del 4-2. A un quarto d'ora dalla fine gli animi si surriscaldano. Turcarelli e Colaiori devono abbandonare il campo, lasciando le rispettive compagini in inferiorità numerica. Placati gli animi, negli ultimi minuti Tufce apre per Franculli, che in aria controlla la sfera prima di scagliarla sulla traversa interna. Per 5-2 si chiude la disfida. Il Giardinetti ottiene così il secondo successo consecutivo. Per il Real Valmontone invece questa è la quinta sconfitta di fila.